insieme il processo di assemblaggio di un carrello e vediamo le caratteristiche di questo ambiente di lavoro. Le fasi di lavoro e le postazioni sono distanti tra loro, sono delle isole separate. Gli utensili non hanno un posto definito all'interno delle postazioni di lavoro. Il materiale si trova a terra ed è mescolato all'interno dei contenitori. La mia postazione non è ben organizzata, mi fa male la schiena perché devo piegarmi per prendere le cose, non ho chiaro cosa devo fare, mi devo spostare per cercare il materiale e non ho posto dove metterlo. Con questo tipo di lavoro io effettivamente porto a termine il pezzo, però trovo delle difficoltà. Tieni presente che molto spesso devo andare a cercarmi il materiale, la chiave inglese giusta e poi tra l'altro non ho sempre con me le istruzioni precise di lavoro. E questo comporta che a volte faccio degli errori e quindi per il mio collega che arriva il pezzo semilavorato ti arriva un prodotto non conforme. Ci sono dei problemi anche per andare a prendere i vari pezzi. Mi scontro a volte con i colleghi e passarmi e alzarmi tutte le volte mi dà dei problemi alla schiena. Ripetere lo stesso movimento per tante ore al giorno può portare anche a questi inconvenienti. Cosa possiamo concludere dall'esperienza produttiva che abbiamo appena analizzato? Partiamo dalla postazione di lavoro. Nel posto di lavoro non esiste un'istruzione standard per l'operatore, che non ha ben chiaro quello che deve fare, nel modo in cui lo deve fare e nella sequenza in cui deve eseguire le operazioni. Per quanto riguarda gli utensili che deve utilizzare, essi non hanno un posto ben definito e quindi l'operatore perde tempo nel prelevarli e nel riposizionarli. Per quanto riguarda invece il prelievo dei materiali, anche i materiali non hanno una posizione definita, sono in una posizione non ergonomica per terra. L'operatore deve camminare, deve piegarsi, quindi fare dei movimenti non ergonomici, abbiamo dei problemi di muri e spesso perde tempo per cercare il materiale giusto perché è mescolato nello stesso contenitore insieme ad altri materiali. Per quanto riguarda tutto il processo produttivo nella sua completezza, c'è una mancanza di flusso. Questo porta alcuni operatori a produrre in eccesso rispetto a quello che può essere processato dalle postazioni a valle. Altri operatori invece sono in attesa del completamento delle fasi che le precedono. Questo ovviamente è dovuto al fatto che c'è una mancanza di sincronia fra le varie fasi di lavorazione. Ogni postazione di lavoro è stata realizzata per permettere all'operatore di lavorare in strike zone. Cosa vuol dire lavorare in strike zone? Vuol dire lavorare senza avere problemi di ergonomia. Sono stati eliminati tutti i muri che sono stati analizzati in precedenza e ogni movimento si viene effettuato nella zona più accessibile e più contenuta possibile. Sia il prelievo degli utensili che dei materiali è estremamente agevole e rapido. Il tempo ciclo complessivo è notevolmente più basso e il nuovo processo produttivo permette il raggiungimento di un livello molto superiore, molto più elevato di produttività. L'avanzamento del prodotto tra una postazione di lavoro e quella successiva non comporta il movimento dell'operatore che non deve spostarsi e non deve trasportare il semilavorato, che avanza in maniera molto agevole con un semplicissimo movimento nella fase successiva.
questa nuova situazione, in questo nuovo ambiente di lavoro, mi trovo effettivamente molto meglio. Come vedete, trovo la mia chiave inglese, trovo i pezzi che devo andare a montare. Una cosa molto importante è che ci sono le istruzioni, per cui difficilmente commetterò altri errori. Il layout è molto semplice, accanto a me c'è il mio collega che mi porta il pezzo già preparato, mi permette di assemblarlo velocemente e di passarlo in linea all'operatore successivo. E una cosa molto importante, come vi dicevo prima, adesso non mi è più richiesto abbassarmi e alzarmi continuamente.